Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi ancora una volta. Sono proprio molto molto felice di poter essere qui con voi e di ritrovarci per questo inizio della scuola che si propone, insomma, e si presenta come forse il più strano degli inizi, ma anche per questo il più emozionante. Abbiamo deciso di abbracciarlo con degli amici e soprattutto con una delle risorse che ha aiutato forse di più le scuole negli ultimi mesi a superare quello che è stato un momento sicuramente difficile. Ricominciamo quindi da Google for Education e dalle risorse che ci offre per affrontare questa ripartenza anomala. Prima di vedere però chi saranno gli ospiti di oggi, entrare nello specifico della questione dei contenuti che vi proporremo, vi ricordo che il webinar fa parte, come sempre, di un lungo filone. Il nuovo filone, diciamo, per questa stagione autunnale 2020 è quello del rientro in classe. Trovate tutti i webinar di questa famiglia nella pagina dedicata del blog Innovation for Education, quindi sia i prossimi appuntamenti a cui vi potete già iscrivere, quelli pubblicati e comunque stiamo andando in aggiornamento costante, sia alcuni degli appuntamenti precedenti che possono tornare utili. Qui nella slide trovate il link. Ah, vi chiedo scusa se non ci vediamo in faccia questa volta, mi dispiace molto, ma ho rubato il computer al collega Stefano Dalcin, che oggi non può essere con noi perché crediamo nella formazione, quindi si sta formando anche lui in questo momento. Altre risorse a vostra disposizione, sempre nel blog Innovation for Education, ci sono tantissime risorse gratuite, tra cui lezioni, video, tutorial, in particolare nella sezione Academy, che troverete qui linkata nella presentazione che vi invieremo. La presentazione vi arriverà tra circa 24-48 ore, quindi non vi preoccupate, insieme alla registrazione di quello che vedremo oggi. Per gli attestati di partecipazione, invece, pazientate almeno un paio di giorni perché siete davvero tanti e di questo, come sempre, vi ringrazio. Vi ricordo inoltre i bandi attivi in questo momento e in quest'anno, devo dire, sia il Ministero che altri enti locali e pubblici hanno dato davvero tanti fondi, hanno messo davvero tanti fondi a disposizione delle scuole italiane. Trovate, e per rimanere aggiornati a volte, insomma, serve un po' di fatica perché, insomma, orientarsi in mezzo a tutte queste proposte che ben vengono, può essere complesso. Trovate tutti i bandi attivi in questo momento e tutte le risorse a loro disposizione sul sito Campus Tour. Questa è l'home page del sito Campus Tour. Se vedete, se scorrete un po' in basso, c'è proprio la sezione bandi e finanziamenti. Lì all'interno ci sono i dettagli di tutti i bandi in questo momento in applicazione, in attivazione. All'interno di ciascuna sezione dedicata a ciascun bando, appunto, trovate le informazioni relative a quel bando, i documenti principali, eventuali matrici di spesa o esempi di progetto se il bando è già in una fase, diciamo, avanzata. Vi ricordo che in generale l'obiettivo per noi è quello di mettere sempre a disposizione la nostra esperienza, insomma, le nostre risorse gratuitamente. E che se avete bisogno di qualsiasi affiancamento, consulenza per i progetti, qui in base a dove vi trovate, insomma, alla zona d'Italia in cui vi trovate, qui avete i riferimenti della persona appunto dedicata. Quindi cercate un attimo di collocare nella cartina geografica il vostro istituto e chiamate o scrivete la persona di riferimento anche per una domanda, una consulenza qualsiasi, senza impegno, ovviamente è un servizio gratuito. Questa, tra l'altro, è una novità che troverete anche nei nostri centralini. Se ci state chiamando in azienda, adesso la prima selezione possibile è se sei un cliente. Quando cliccate su sei un cliente, vi viene chiesto da dove state chiamando. Questo per farvi parlare sempre il più possibile con le stesse persone, in modo da creare quello che per noi è importante, che è un legame personale con il nostro team anche a distanza, anche in questo momento in cui risulta un pochino più difficile vedersi.
Qui vedete anche le loro facce, così è un po' più semplice, insomma, capirsi. Vi ricordo inoltre che abbiamo tutta una serie di centri di assistenza e di installazione disseminati su tutta Italia, quindi anche quando era difficile, insomma, muoverci di più, molte consegne, molte installazioni sono state fatte proprio perché abbiamo centri in loco. E poi soprattutto che oltre a questi centri in loco abbiamo anche una fantastica rete di formatori disseminata su tutta Italia, ma che lavora anche a distanza, anche da casa. Oggi ne avremo qui con noi uno e sono molto felice di dirvi che da pochi giorni, insomma dal 1° di settembre, Campus Store Academy è formatore accreditato dal Ministero dell'Istruzione, quindi trovate i nostri corsi anche su SUFIA, anche su MEPA. Sono corsi che possiamo svolgere in presenza, a distanza o in modalità blended. Potete richiederci tutte le informazioni, sempre senza impegno, a formazione@campusstore.it, visitare le pagine appunto sia sul nostro sito che nel blog Innovation for Education, dove abbiamo dettagliato i corsi standard che svolgiamo a distanza, ma tenete presente che praticamente riusciamo a rispondere a credo qualsiasi richiesta ci venga fatta anche in termini di personalizzazione, sia sull'argomento che sulla lunghezza e la struttura del corso. Quindi siamo veramente, veramente curiosi di sapere di che tipo di formazione avete bisogno. Proprio oggi vedrete uno dei fantastici formatori della Campus Store Academy, che io adoro, che è Rodolfo Galati, che ci parlerà un po', di applicazioni, didattiche di G Suite for Education davvero trasversali. Quindi ci farà vedere delle attività e delle possibili applicazioni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, e poi invece un'attività per la scuola secondaria. Quindi davvero possiamo spaziare a 360 gradi su tutti i livelli di scuola. È un appuntamento imperdibile per chiunque. Prima di passare la parola a Rodolfo, però, chiederei a Matteo Merlo, il nostro responsabile di Google for Education, di raccontarci qualcosa, cosa è successo durante l'estate. Non mi riferisco alle sue vacanze, ma alle novità che riguardano Google for Education. Grazie a tutti. Buongiorno Matteo, ci senti? E Sì, mi sento. Adesso dovrei noi ti anche vedervi. vediamo. Ciao a tutti. Le mie vacanze sì che sono state in regione, Veneto. Per una volta nella mia vita sono restato qui a casa e quindi non ho tantissimo da raccontarvi, però mi sono riposato. Allora. Matteo, dicevo non delle tue vacanze, quindi iniziamo. Esatto. Dai, quello che volevo raccontarvi quest'oggi, per introdurre le prossime sessioni, sono in realtà le novità della G Suite for Education, ma anche della G Suite Enterprise for Education, anche per chiarire qualche dubbio relativo appunto a questa versione della G Suite for Education, migliorata e con tante potenzialità aggiuntive. Ma prima di introdurre la G Suite Enterprise for Education, volevo parlarvi delle novità. C'è stato un grande evento in agosto di Anywhere School di Google e ha, diciamo, lanciato un po' di novità per quello che riguarda il mondo di Meet, Classroom e delle altre applicazioni. Ho cercato di fare una sintesi delle cose, secondo noi, più importanti, ma poi vi lascerò anche il link ufficiale del post di Google. Diciamo che Meet aumenta il controllo e l'interazione che si ha con gli studenti da dopo appunto il lockdown, la pandemia, abbiamo avuto un. Salutare, così mi vedo. Ciao a tutti. Benissimo, grazie Elisa. dicevo, da Meet è uno strumento che ha subito un'evoluzione incredibile durante il periodo di lockdown ed è diventato uno strumento sempre più a beneficio della classe. Da settembre, appunto, sarà aggiunta una griglia 7x7 in modo da vedere 49 studenti nella schermata, che era una delle richieste di tanti educatori, e sarà integrata parzialmente Jamboard in Meet, Jamboard che è la lavagna di Google, come sapete, quindi una lavagna interattiva di Google, una delle app della G Suite for Education. Da ottobre verranno introdotti gli sfondi, quindi per questioni di privacy, se non vogliamo far vedere in che stanza siamo, siamo in uno scantinato, possiamo mettere uno sfondo che copre fondamentalmente le nostre spalle. Da notare che l'admin può disabilitare gli sfondi se necessario, quindi chiaramente il controllo dell'admin o di chi diciamo ha fondamentalmente Meet è sempre presente. Ci
saranno delle introduzioni poi in quello che sarà Meet per G Suite Enterprise for Education con il registro delle presenze. Quindi chi ha G Suite Enterprise for Education avrà la possibilità di scaricare il registro delle presenze al posto di andare dentro i log dell'admin della G Suite. Inoltre, gli utenti della G Suite Enterprise for Education potranno fare delle breakout rooms, cioè dividere, diciamo, la mia classe virtuale in Meet in piccoli gruppi di discussione. Inoltre, a fine anno, diciamo entro fine anno, arriveranno l'alzata di mano, la sezione, diciamo, di domande e risposte e sondaggi per gli utenti della G Suite Enterprise for Education, e un'altra cosa importante, le registrazioni temporanee. Quindi, per tutti, si potranno registrare i Meet per 30 giorni solo nel dominio scolastico, senza la possibilità di download. Questo, diciamo, è un piccolo lascito di quello che è stato l'attivazione di Meet Enterprise durante il periodo di lockdown. In Classroom ci saranno delle novità, è stata introdotta una to-do widget, quindi fondamentalmente uno spazio all'interno della Classroom che a beneficio, diciamo, di studenti ed educatori per capire che cosa sta arrivando, cosa manca, cosa è stato valutato, il mio classico, diciamo, post-it fondamentalmente di quello che succede all'interno della classroom. Un'altra cosa importante, che è stata molto richiesta, è di poter, diciamo, condividere il link per invitare gli studenti nella classe. Quindi non più con il numeretto o con l'email classica di invito dei miei studenti, ma posso generare un link e copiarlo dove voglio. Inoltre, saranno presenti i rapporti sull'originalità, gli originality report della G Suite Enterprise, in maniera ridotta, quindi 5 volte per corso, per classe, prima erano 3, e mentre gli studenti, diciamo, chi ha una versione Enterprise for Education potrà inoltre vedere le corrispondenze di quello che possono essere degli eventuali plagi. Non solo delle pagine web, ma anche attraverso quelli che sono gli elaborati degli studenti, quindi vedere chi copia non solo dal web, ma anche tra studenti. Inoltre nasce una nuova app della G Suite for Education, che è Assignment Google Compiti. In realtà, vedetela come una sezione di compiti di Classroom, solo che al di fuori di una Classroom, quindi io posso creare dei compiti e posso condividere questo link con gli studenti nella maniera che ritengo più opportuna. Questo è per venire incontro a magari chi ha un LMS o un registro elettronico, fondamentalmente per poter assegnare i compiti, il link a questo compito in un'altra piattaforma che non sia Google Classroom. Però questa è solamente per chi ha G Suite for Education. Quindi sapete che Classroom in qualche maniera non proprio, diciamo, consona, può essere utilizzata anche con un account Gmail, invece Assignment Compiti lo trovate solo nella G Suite for Education, quindi solo con l'account scolastico. G Suite Enterprise for Education, volevo solo fare una breve distinzione, quindi come vi dicevo e come abbiamo sempre detto, la G Suite for Education è sempre stata e sempre sarà gratuita. La G Suite Enterprise for Education sono delle funzionalità aggiuntive che posso acquistare nel mio dominio scolastico e che mi permettono tutta una serie di funzioni aggiuntive. Quindi la mia G Suite resta uguale, non devo creare nuovi utenti, non devo creare nuove cose, ma semplicemente ho delle nuove funzioni. Quindi la G Suite è sempre gratuita, tutte le mie applicazioni, quelle che sono le funzionalità a pagamento, quali Meet a 250 partecipanti, record dei Meet, quindi registrare i Meet all'interno del mio dominio scolastico, più tutta una serie di altre importanti funzioni, soprattutto su quello che è la ricerca all'interno dei miei documenti e la sicurezza proprio a livello informatico della mia G Suite, fanno parte di quella che è la G Suite Enterprise for Education. Quindi, torno sul punto fondamentale che divide sempre un po' tutti e dove ci sono tanti dubbi. Queste 3 funzioni che sono state date da marzo al 30 di settembre, cioè registrare i Meet, live streaming all'interno del dominio fino a 100.000 partecipanti, ma soprattutto le riunioni con
250 partecipanti, cioè da 100 a 250 partecipanti, dal 30 di settembre verranno disattivate. Quello che resterà poi sarà solo la registrazione temporanea del Meet, che resterà a 100 partecipanti nella versione gratuita. Con la versione Enterprise poi si potrà appunto riportarlo a 250 come stiamo utilizzando adesso. Quindi vi lascio poi nelle slide, senza dilungarmi troppo, alcune tabelline di confronto e anche i prezzi, che poi vi spiegherò brevemente nella prossima slide, ma volevo solo farvi vedere, ci sono delle distinzioni appunto, delle funzionalità di Meet su quelle che sono le varie versioni della G Suite. La G Suite è uno strumento a pagamento che le aziende acquistano. Noi nel mondo scuola di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo della colonna Education e della colonna Enterprise for Education, quindi potete vedere tutte le varie applicazioni dove c'è la spunta rossa, è abilitato, e dove c'è la spunta verde, appunto, scusate, rosso non è abilitato e verde è presente. I prezzi, quindi negli ultimi minuti volevo solo lasciarvi questa slide. Ci sono due versioni della G Suite Enterprise for Education, quindi diciamo quello che è prezzo individuale o come dire. Prezzo si chiama partial domain, dominio parziale, che è 4 euro utente mese più IVA, ok? Quindi in soldoni sono 48 euro più IVA a utente, perché guardiamo l'annualità, con un minimo di 50 persone, quindi ho solo 50 utenti. Quindi avrò 50 licenze enterprise che potrò dare a chi voglio all'interno della mia G Suite. Altrimenti, con 2 euro utente mese più IVA, quindi sono 24 euro più IVA all'anno, dovrò calcolare il prezzo della mia G Suite Enterprise come su tutto il personale scolastico. Prendo la scuola, docenti e personale, diciamo, nei vari uffici, senza, diciamo, contare chi magari si occupa dell'igienizzazione o della mensa, ok? Quindi chi ha, diciamo, un account G Suite e lo utilizza, si prende quel numero lì e si acquista appunto una licenza Enterprise. Gli studenti saranno gratuiti con un rapporto 1 a 10, quindi compro 100 o 1000, compro 150 o 1500 studenti gratuiti. Questo prezzo è valido fino al 30 di settembre ed è valido per un anno, poi tornerà dal 30 di settembre, diciamo, dal 1 di ottobre, ritornerà a 4 euro mese utente più IVA. Okay, quindi ritorna fondamentalmente a pari con il prezzo individuale. Ultima nota, sono sempre presenti chiaramente i Chromebook già li conoscete, sono i dispositivi di Google che montano Chrome OS. Vi lascio le slide con i Chromebook che abbiamo a disposizione. Vi ho lasciato anche il nostro link con il link appunto al nostro sito, quindi sono tre modelli che potete trovare nel nostro sito e che se avete, diciamo, bisogno, avete dubbi, dovete fare degli acquisti per dispositivi per il nuovo anno e avete una G Suite for Education o volete farla, noi vi aiutiamo con i dispositivi che, diciamo, si sposano perfettamente con la G Suite for Education e vi permettono un pieno controllo di quelli che sono non solo diciamo, gli studenti in quello che fanno, ma anche dei contenuti all'interno della vostra G Suite scolastica. Quindi io vi ringrazio, vi lascio la mia mail per qualsiasi domanda su Enterprise, sui Chromebook o su quelle che sono le novità. Vi lascio anche dei link per le differenze tra la G Suite Enterprise e la G Suite classica for Education e passo la parola a Daniele che vi parlerà invece di un altro strumento molto utile che è Genius Suite, che vi aiuterà molto sicuramente nel nuovo anno scolastico, nell'inizio del nuovo anno scolastico. Grazie. Grazie mille Matteo, sei stato Prego. esauriente e anche piuttosto conciso, quindi bravo, Grazie. 10 più. Questo rientro a scuola meriti un 10 più. Ciao ciao. Ciao. E ci siamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Daniele. Penso, aspetta, dovrei attivare la webcam. Ditemi se ci sono. Voilà, Ci vediamo eccomi qua. Ciao a perfettamente, tutti. grazie mille Dani. Grande.
Ciao, ciao a tutti, intanto grazie ancora dell'opportunità. Ciao a tutti, mi presento velocemente, sono Daniele, titolare di Chedea e da un pochino di tempo a questa parte stiamo chiacchierando anche noi sui vari social e soprattutto sul mondo educazione per quanto riguarda la G Suite for Education. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un portale che si chiama Genius Suite, che aiuta gli admin a gestire in maniera semplice, veloce e intuitiva la tua G Suite for Education. E senza perdere troppo tempo, vi voglio far vedere le ultime due piccole novità che stanno aiutando in questo momento tutti gli admin a effettuare quelle che sono le operazioni di fine anno e soprattutto anche la gestione e la possibilità di disabilitare gli utenti in maniera massiva. Quindi tutti i docenti uscenti, tutti i docenti che stanno rientrando, gli alunni che si stanno spostando. E quindi oggi in pochissimo tempo vi faccio proprio vedere con qualche piccolo passaggio come operare proprio su queste due situazioni. Come al solito, per entrare nel portale bisogna pigiare col pulsante Accedi con Google. Come sempre, avere a disposizione un account admin di G Suite for Education. Ok, selezioniamolo. Accettiamo ovviamente sempre le condizioni che mettiamo in chiaro che mette a disposizione Google per l'utilizzo di Genius Suite attraverso la vostra G Suite for Education. E ci concentriamo, come sempre, sulla parte della gestione suite. Ok, le operazioni che andiamo a vedere oggi si concentreranno su due aspetti, scuola e utenti. Quindi, in questo momento, tutti gli admin che stanno utilizzando la G Suite, Genius Suite per sincronizzare la G Suite, e sono davvero tanti, stanno facendo proprio questi determinati passaggi. Se vogliamo vedere velocemente quella che è un'operazione di fine anno, ovviamente abbiamo cercato di rendere anche questi passaggi molto intuitivi. Che cosa fa l'operazione fine anno? Prende i vostri utenti dalle organizzazioni e dai gruppi e li sposta nella classe successiva. Facciamo un esempio velocissimo. Vedete, selezioniamo il plesso che ci interessa, andiamo a pigiare su operazioni di fine d'anno. Voilà. Dopodiché aspettiamo che il nostro sistema carichi ovviamente le classi e come vedete le classi sono messe dalla più grande alla più piccola. Quando troviamo la voce classe uscente, il sistema in automatico vi creerà un'organizzazione di tipo parcheggio, noi l'abbiamo chiamata studenti uscenti, e tutti quei ragazzi che ovviamente avranno finito il ciclo di istruzione all'interno della vostra scuola saranno posizionati all'interno di questa organizzazione studenti uscenti. Dopodiché potete decidere voi. Qual è il tempo per far sì che si recuperino magari tutto il materiale che hanno caricato durante l'arco degli anni o soprattutto in quest'anno, nel caso fosse il primo anno che stavano utilizzando la G Suite. Dopodiché, a coda di gambero, si va semplicemente, vedete, soprattutto quest'anno, che è molto più facile proprio perché ci hanno reso le operazioni molto semplici, visto che siamo stati tutti promossi, andiamo semplicemente a pigiare, vedete, sul tastino destro. Avvia procedura di fine anno e automaticamente gli studenti, in questo caso, verranno disabilitati e impostati all'interno di questa procedura. Se invece dobbiamo gestirli proprio perché o si sono trasferiti o proprio non ce l'hanno fatta a passare l'anno scolastico anche con l'aiuto da casa, andiamo a pigiare gestisce alunni classe. Ok. In automatico il sistema, vedete, mi metterà l'elenco dei nostri studenti e in questo caso potrò o selezionarli tutti e pigiare col pulsante salve e quindi spostarli alla classe successiva o addirittura decidere qual è la destinazione. Facciamo proprio un esempio banale. Se sono in una scuola superiore e ho finito il biennio e poi ho scelto il mio indirizzo, o se sono in una scuola primaria e quindi ho finito il ciclo delle primarie e devono essere spostati nel plesso successivo, quindi le classi secondarie, senza far troppi smanetti all'interno della G Suite, vedete, noi possiamo selezionare il nostro plesso, in questo caso facciamo un esempio banale, io seleziono il plesso delle medie e poi smisto i miei alunni all'interno della nuova classe. Se un alunno si è trasferito, basta selezionare classe uscente. In automatico anche questo studente verrà messo all'interno di quell'organizzazione di cui abbiamo parlato precedentemente, che è semplicemente un'operazione, diciamo, di parcheggio, dove andiamo a posizionare gli studenti. Una volta selezionata ovviamente la destinazione finale dei nostri studenti, basta pigiare il pulsante salva e in automatico gli alunni verranno spostati dall'organizzazione, in questo caso Quinta Lab, verranno spostati all'organizzazione studenti uscenti, così via le quarte saranno spostate all'interno delle quinte, le terze all'interno delle quarte e così riusciamo a
svuotare quelli che sono gli alunni all'interno della nostra classe. Per importare gli alunni nuovi, anche qua è molto semplice, basta prendere, vedete, il plesso, pigiare sul pulsante alunni, importa. Il modello è molto più semplificato di quello che ha messo a disposizione la G Suite, serve semplicemente nome, cognome, codice fiscale, classe, e in automatico il sistema vi andrà a posizionare gli utenti all'interno di questa categoria. L'ultima cosa, e poi ho finito, vi faccio vedere come disabilitare massivamente o eliminare massivamente o addirittura cambiare password massivamente ai nostri utenti. Abbiamo cercato di fare anche questa operazione che ci è stata veramente richiesta proprio perché in questo periodo c'è veramente uno scambio di docenti all'interno della scuola o di alunni che arrivano o ti chiedono di modificare una password. Anche qui vedete è molto facile effettuare l'operazione. Come sempre abbiamo cercato di rendere tutti i passaggi veramente semplici. Una cosa che vedete è la possibilità di anche di vedere gli alunni e gli docenti, quindi i nostri utenti suddivisi per ruolo e per categoria. Se invece in proprio questo caso dobbiamo disabilitare quindi momentaneamente i nostri docenti perché non sappiamo se rientrano o se hanno finito l'esperienza all'interno della nostra scuola, vedete è molto facile, quindi seleziono i miei docenti, vado su il pulsante azioni, abilito la selezione e in automatico selezionerò tutti quegli utenti che devo disabilitare e con il pulsante azioni, vedete abbiamo tre bei pulsantini che mi danno la possibilità di dire elimina, disabilita, modifica password. Quindi se voglio eliminarli pigerò il pulsante elimina e mi farà vedere l'elenco degli utenti che sto per eliminare, idem per disabilita, vedete in questo momento mi sta facendo l'elenco degli utenti che sto per disabilitare, o altrimenti volendo se voglio cambiare password, ovviamente quando parliamo di password si intende password di primo accesso, dopodiché i nostri utenti al primo accesso se lo devono cambiare, in questo caso possiamo mettere una password temporanea e poi comunicarla per far sì che possano riaccedere proprio per il reset massivo, quindi io potrei cambiare password a tutti gli utenti. Queste in questo momento sono le operazioni che stanno effettuando tutti i nostri carissimi admin all'interno della nostra piattaforma Genius Suite. Un forte abbraccio, grazie sempre agli amici di Campus Store che ci danno queste possibilità di presentare i nostri prodotti, ci vediamo sicuramente al prossimo webinar. Un bacione, ciao a tutti. Grazie mille Daniele, sei stato super esaustivo e penso che davvero tu abbia mostrato delle cose utilissime per chi sta ricominciando ad entrare in classe. Quindi grazie ancora per la disponibilità. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, adesso cosa ci aspetta? Ci aspetta la star di oggi, uno dei formatori di Campus Store Academy, uno dei più estrosi, che è Rodolfo Galati, formatore per noi su Google, sì, ovviamente, ma anche per tantissime altre cose meravigliose, le STEM, la robotica, il digitale. È davvero un formatore a 360 gradi. Vediamo se riusciamo a abilitarlo. E se è con noi. Scusate, ma fare la regista non è chiaramente la mia professione. Buongiorno Rodolfo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sto misurando lo spazio e il distanziamento boccale. Lo vedi? Ok. Siamo però, a distanza. Però aspetta, qui io me la posso togliere la mascherina perché naturalmente G Suite è un ambiente sicuro. Quindi possiamo toglierla, mantenendo il distanziamento ovviamente col metro, vedete, poi c'è sempre anche il gel, ovviamente c'è tutto, perfetto, io sono pronto perché sono talmente entusiasta di tornare a scuola, all'università in questo caso, che sto, come dire, rispettando al massimo il protocollo sanitario, tutte le regole, perché deve durare quest'anno, deve durare per tutto l'anno, in sicurezza. Comunque sono qua, eccomi qua pronto. Speriamo di poter rimanere tutti in classe quest'anno. Ci è mancato, sì. No? Certo, ci è mancato molto. Ti lascio la parola, grazie mille, Rodolfo. Grazie a te, Elisa. Ci è mancato molto, però
Vedremo oggi, ecco, io appunto sono molto contento, tra l'altro io vi ringrazio e ringrazio Matteo e Daniele perché io sono un formatore, ma mi sono formato anch'io ascoltandoli adesso con grande curiosità, quindi è veramente, come dire, sempre anche un'autoformazione, un'occasione di imparare sempre stando, diciamo, all'interno di questo gruppo di Campus Tor. Detto questo, Lisa diceva, ci è mancato molto appunto l'ambiente, diciamo, scolastico, universitario, la presenza, però mi viene in mente una piccola cosa, cioè poi dopo andremo subito, diciamo, con le mani in pasta ad utilizzare le risorse didattiche della G Suite, la cassetta degli attrezzi per, come dire, per apprendere significati, no? Perché dentro, per citare Brunner, pedagogia del Novecento, però dentro la G Suite io vedo molta pedagogia del Novecento, ma questa è una mia visione. Detto questo, ecco sì, ci è mancato molto proprio il contatto, no? La presenza. Però noi, cioè, io sono convinto che siamo tutti d'accordo, l'ambiente di apprendimento non è soltanto un luogo fisico, d'accordo? È uno spazio di azione dello studente, è uno spazio di interazione tra alunni e tra alunni e docenti, docenti e alunni, eccetera, eccetera. È uno spazio emotivo e vedremo oggi quanto con G Suite possiamo emozionarci, ok? Con le applicazioni di G Suite, anche se non siamo, ecco, distanziamento fisico. Io voglio veramente riprendere ancora un attimo, come dire, in modo critico alcune persone, giornalisti, che parlano, diciamo, della locuzione di distanziamento sociale. No, no, signori miei, parliamo di distanziamento fisico, che tra l'altro adesso, a quanto pare, per fortuna può essere almeno superato per ricominciare a riaprire le scuole, perché di distanziamento sociale non c'è proprio nulla, tantomeno qui con i webinar, anche durante il lockdown. Io non mi sono mai sentito così, come dire, con l'occhio del grande fratello, sempre, diciamo, mi sembrava che tutti fossero dentro casa mia perché ero sempre magari in webinar e anzi ho aperto molto volentieri la mia casa e ho visto le case dei miei studenti, dei miei alunni, dei miei colleghi. Quindi, non, anzi, ci siamo conosciuti forse molto di più. Quindi, distanziamento fisico, non sociale, adesso boccale, eccetera, eccetera. Allora, quindi l'ambiente di apprendimento non è soltanto un luogo fisico, ma è un luogo dove noi possiamo, appunto, come dire, formarci, formare i nostri alunni, è uno spazio mentale, è un ambiente appunto di interazione e soprattutto è un ambiente esperienziale, di esperienza. E andiamo a fare esperienza, perché sennò io poi parlo troppo, quindi allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Perfetto, aspettate un attimo, eccoci qua, sono dentro la G Suite di Campus Tor, perfetto, e comincio a proporvi una piccola esperienza vera e propria. Allora, partiamo, per una volta partiamo dalla scuola secondaria di primo grado, ma anche primaria e secondaria di secondo grado. Poi andrò a parlare magari in particolar modo della primaria, sbilanciandomi anche sulla scuola dell'infanzia. Cosa possiamo fare dentro G Suite? Allora, c'è una risorsa, una delle applicazioni che secondo me è un po' sottovalutata. Non so se voi vedete il mio schermo, dammi solo conferma, Lisa, perché io non so se ho attivato mostra schermo, ma mi sembra di sì, perché sai, l'età ormai è elementare. Vedo tutto, sì. Perfetto, sì, perché Vedo magari dei mi metto a parlare bellissimi per ore disegni. convinto che voi vediate e non vedete quello che dico, quello che presento, anzi. Vedere quello che dico è anche, beh, pensate che metafora, vedere quello che diciamo. Diciamo, è già una bella metafora. Ecco, con gli alunni dovremmo fare in modo che loro vedano quello che noi insegnanti raccontiamo e non soltanto lo ascoltino. Detto questo, ogni tanto parto con queste cose che mi stupisco io stesso, allora di dirle. Comunque, Google Sites, eccolo qua. Secondo me è un po', come dire, sottoutilizzata quest'app. E adesso vi do subito una piccola dimostrazione. Allora, che cosa voglio fare? Voglio fare una proposta. Cioè, se io fossi ministro della pubblica istruzione, per esempio, al prossimo esame di maturità, proporrei una prova di questo genere, cioè direi agli studenti tra le varie possibilità, e mica soltanto questa, ci mancherebbe altro, sono sempre per le alternative e la scelta. Chiederei per esempio una prova di questo tipo. Caro studente, secondario, ma anche magari appunto per l'esame di secondaria di primo grado, ok? La famosa terza media, non si dice più. Ok? Alla maturità invece, per esempio, direi, chiederei, ragazzi, prendete Google Sites, immaginatevi,
proprio di dover realizzare un compito aperto. Compito aperto vuol dire che in realtà non c'è una sola strada, ok? Io ti do degli strumenti, poi tu puoi seguire diverse strade, ma l'importante è che tu riesca ad arrivare a un obiettivo. Un obiettivo naturalmente di apprendimento disciplinare, ci manca il famoso vuoto che sta sempre un po' stretto, ma soprattutto un obiettivo, diciamo in qualche modo, volto a sviluppare competenze. E questo è un compito aperto che ce lo permette, che permette ai nostri studenti di cimentarsi con la creatività, con le abilità, con le conoscenze, con le competenze, cioè sviluppando sempre di più competenze, magari anche con le capacità magari digitali informatiche. E ci metterei dentro, guardate, educazione civica digitale. Ma sto parlando troppo, andiamo a vedere Google Sites. Il compito è questo. Bene, fai finta di essere i poeti dell'Ottocento. Prima parlavamo della pedagogia del Novecento. Poeti dell'Ottocento. Andiamo indietro di un secolo. Giacomo Leopardi, cito questo perché a me piace molto. Sono stato, vado spesso nelle Marche, Recanati, Palazzo Punto Leopardi, luoghi che mi fanno venire la pelle d'oca, dovunque, diciamo, uno vada in un museo, in una casa storica, la pelle d'oca per un insegnante credo che sia, inevitabile. E spero che lo sia anche per uno studente, per i nostri studenti. Detto questo, tu sei Giacomo Leopardi, caro studente. Oggi come comunichiamo? Comunichiamo con la pagina di Instagram, con il profilo social. Bene, tu invece, perché siamo dentro la G Suite, puoi usare Google Sites e perché non mi realizzi il sito di Giacomo Leopardi? Gioco di ruolo, role playing, aggiungiamo anche questo, una metodologia. Tu fai finta di essere Giacomo Leopardi, devi approntare, implementare il tuo sito. Cioè, Leopardi deve farsi conoscere al mondo e deve creare il proprio sito. Allora io vi faccio vedere una piccola simulazione che ho già preparato, andiamo a vederlo già proprio in anteprima, no? Come se fosse già pronto, pubblicato. Qui vedete che siamo nel backstage, poi dopo vedremo gli strumenti per poter realizzare sia noi docenti insieme agli studenti, ma soprattutto gli studenti magari in modalità collaborativa, no? Quindi in gruppo. Condividendo anche qua con un apprendistato cognitivo, ti faccio vedere io prima, sono io l'esperto come fare, a parte che loro sono già bravissimi a utilizzare questi strumenti, però noi dobbiamo, educazione civica digitale, farglieli usare in modo, diciamo, come dire, con un'attenzione culturale. Detto questo, bene, allora io sono uno studente e mi devo presentare. Faccio finta di essere Giacomo Leopardi e mi presento al mondo. Quindi, come vedete, c'è un home page, c'è tutto un programma in realtà appunto di presentazioni di poesie, l'elenco di poesie, eccetera, eccetera, tutte le informazioni. Io mi sono permesso, parlava prima del controllo del plagio, mi piace tantissimo quest'altra cosa, Matteo, grazie mille. A parte che sì, tra Matteo Bencivenni, io voglio solo ringraziare tutti, mi permettete questa piccola parentesi, formatori di Campus Tor, perché io vi seguo tutti, io imparo un sacco di cose dai webinar, poi mi trovo da questa parte stranissimo. Allora, però voglio dire, ecco, qui ho preso, non voglio fare un atto di plagio, però ho preso da YouTube, per esempio, appunto, citando la fonte, ovviamente, Vittorio Gassman che legge appunto l'infinito di Giacomo Leopardi. Quindi, naturalmente, ecco quando parlavamo dello spazio emozionale, in qualche modo, diciamo appunto lo spazio emotivo, il luogo emotivo anche di l'apprendimento, l'ambiente non è soltanto un luogo fisico di apprendimento, ma è anche appunto in realtà emozione, no? In qualche modo, è anche come dire affettività in qualche modo. Bene, allora io posso sentire adesso, non voglio appunto annoiarvi, però potrei sentire naturalmente la poesia e quindi emozionarmi recitata da Vittorio Gassman. Benissimo, leggo il testo, d'accordo? Qua sotto invece guardate che cos'ho. Ho creato, facciamo finta che io sia uno studente, un viaggio nella città dell'infinito utilizzando un'applicazione che non è dentro G Suite ma è sempre di Google, cioè Google Tour Creator, d'accordo? E quindi, per esempio, io posso andare all'interno di questa, dopo vediamo come funziona, vi faccio solo vedere il prodotto finito. Qui, per esempio, ho anche la possibilità di attivare un audio, quindi lo studente potrebbe anche registrare, non so se si sente anche la musica, dammi poi una conferma. Quindi c'è una musica di sottofondo, quindi per parlare sempre di emozioni. Sospendo solo un attimo. Sentite, c'è anche la mia voce che recita, quindi c'è il narratore, ok?
disattivo naturalmente l'audio del Google Tour Creator. Che cosa è successo qua? Lo studente può usare una fotografia a 360 gradi. Badate bene, non soltanto presente già su Street View, perché è già dentro appunto, come dire, l'organizzazione di Google, d'accordo? Ma posso anche creare io delle fotografie, fare un upload, quindi caricare una fotografia a 360 gradi o 180 gradi. Quindi questa è un'esperienza che la possiamo fare a distanza nel momento in cui lavorassimo in blended learning, no? Molte scuole lavoreranno anche così, quindi usando magari delle immagini che sono già presenti su Google, diciamo su Google Maps, nello Street View, oppure posso andare proprio a Recanati, ovunque dove voi vogliate, in qualunque luogo protagonista dei nostri studi, no? Appunto dei nostri autori che stiamo studiando, di letteratura, di filosofia, pensate anche ai viaggi geografici, storici, ok? Le grandi guerre, andare proprio sui luoghi e fotografare con un cellulare, con un tablet, ovviamente con l'impostazione, avete presente panorama, e fare una foto a 360 gradi e creare tutta una serie di scene anche con le informazioni. Vedete, entriamo nella casa del poeta, andiamo in un'altra scena, qui abbiamo l'infinito e siamo proprio sul colle, il Monte Tabor, dentro al Palazzo Leopardi, no? Possiamo far capire agli studenti, adesso evito di farvelo vedere tutto, però vedete, guardate, possiamo far capire perché parlava dell'infinito, perché naturalmente la pianura marchigiana permetteva a Leopardi di avere uno sguardo, vedete, sull'orizzonte infinito della pianura marchigiana, proprio da casa sua. E tutti i giorni andava al Monte Tabor, vivendo la sua situazione, come dire, abbastanza difficile emotivamente in famiglia, il rapporto difficile con la mamma. E quindi comunque trovava sollievo andando nel giardino di Palazzo Leopardi e guardando questo panorama e scrivendo poi le grandi poesie che ci ha lasciato e che possiamo fortunatamente leggere e sentire recitate come prima da Gassman. Voi capite che uno studente, chiudo, ritorno in Google Sites, uno studente, i miei viaggi possiamo creare, appunto, lo studente può creare naturalmente tutta una serie di link, un ipertesto, un ipermedia, potrebbe praticamente creare naturalmente il sito di Leopardi, potrebbe andare ovunque, potrebbe anche essere solo il sito della poesia dell'Ottocento, mettendo insieme i compiti aperti di diversi studenti che hanno analizzato diversi poeti, creando un unico sito dentro Google Sites, presente nella G Suite. Pensate allora, torno subito, esco eccolo qua, perfetto. Dall'anteprima andiamo adesso a lavorarci, ma volevo fare ancora una considerazione. Pensate, parlavamo prima dello spazio mentale, no? L'apprendimento, un luogo di emozione. Ecco, ma lo studente è chiaro che dovendo far finta di essere Leopardi, deve per forza studiare Leopardi, la poesia dell'Ottocento, leggersi le poesie e magari rischia anche di affezionarsi davvero a quel poeta, a quelle poesie, rischia di produrre questo tipo di strumento, vedete la cassetta degli attrezzi, questo attrezzo di G Suite, di creare comunque anche motivazione intrinseca nello studente. Cioè non serve più che io gli dica questa cosa orrenda, studia, ma no, ma perché sarà, anzi, cioè, forse dovrà essere lo studente a dirmi quando io dirò: beh, basta, ragazzi, dai, adesso passiamo ad altro. No, 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 professore, devo ancora finire, devo fare. Capito? Va a casa e non vede l'ora di continuare a raccontare, magari usando che cosa? Anche uno strumento, lui è Touchscreen Generation, no? Uno strumento che lui userebbe anche nella vita quotidiana, fuori dalla scuola, per farsi il suo sito, per raccontarsi agli amici. Come funziona Google Sites? Allora andiamo a vederlo. Naturalmente Google Sites noi lo possiamo attivare dal drive del nostro account istituzionale, d'accordo? Come docente, ma come soprattutto come studente, perché un compito che io, questi sono strumenti che devono usare loro, d'accordo? Molti colleghi che hanno paura, io li capisco, io per primo, di non possederli proprio questi strumenti, di non avere le giuste competenze, ma fidatevi, facciamo tutti i corsi con Campus Tour, prima di tutto, dopodiché fidiamoci anche degli studenti. Perché dentro G Suite siamo le safety e massima, non possono fare delle cose strane, non vi preoccupate, e fidiamoci perché loro possiedono già delle competenze digitali e poi noi però li educhiamo ad usarle nel modo più proprio. Ok? Allora lo studente cosa fa? Si apre il suo Sites,
da zero, vediamo se riesco, spiacenti, non, vabbè, ok, nessun problema, lo apro da un'altra parte, mi sono già preparato perché non so se ho sempre tutti i permessi nei vari account che mi danno, accedi con un altro account, vediamo un po' per quale motivo, scusate, provo un secondo, aspettate, accedo con un altro account, con Gmail per forza dovrei avere il... Perfetto, eccolo qua, benissimo. Allora, questo è un problema tecnico mio, naturalmente voi con l'account istituzionale avete tutti i permessi perché chi è amministrator dell'organizzazione, docenti, vi dà tutti i permessi e quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Bene, guardate, io cosa posso fare studente? Qua vedete già usato Google Sites per diverse attività, geografia, letteratura, eventi anche in inglese, eccetera, eccetera. Bene, ma cosa posso fare io? Posso, studente, sia utilizzare un modello, un modeling già presente, facciamo finta quindi se fossimo, perché io adesso sto parlando della secondaria di primo grado e di secondo grado, ma anche alla primaria, parliamoci chiaro, no? Lo studente può usare magari un modello già preconfezionato e cambiare delle cose, faccio un esempio, guardate, quindi parto da un modello, poi torniamo subito invece in quello vuoto. Vediamo se la connessione ci permette di essere veloci. Ecco, io qui posso inserire tutto quello che mi pare piace, no? Facciamo finta di essere, appunto, non lo so, alla secondaria di primo grado o alla primaria, quindi ma, non so, le regioni d'Italia, i paesi europei, appunto l'Europa alla secondaria di primo grado, oppure alle superiori, il mondo in generale, quindi facciamo un viaggio geografico, no? Un viaggio tra i paesi, tra i continenti. Quindi io posso... Conti, non c'è niente di peggio di sbagliare davanti a un sacco di insegnanti che ti guardano. Continenti, eccolo qua, però mi sono corretto. Bene, io potrei, vedete, Parlare e cambiare. scrivere è già una bella, è un già bella, un bel lavoro comunque. Lo sai che noi uomini non ce la facciamo a fare due cose contemporaneamente, Non Lisa, lo volevo sapete? dirlo apertamente, ma L'ho detto posso io, dire l'ho che l'abbia detto detto io. tu. Ne sono consapevole, quindi lo so. Detto questo, lo studente cosa può fare? Può aggiungere un logo, naturalmente oltre a scrivere su qualcosa di già preconfezionato, può cambiare l'immagine, vedete? Può cambiare tranquillamente l'immagine. Quindi, ripeto, da un modello già pronto, caricando naturalmente un'immagine, prendendola dal proprio device, quindi qualche cosa che ha già creato lui, ancora di più, vedete. Io ho sempre questo taglio cross-disciplinare. Se stiamo parlando di poesia o di geografia, geografia facciamo anche un viaggio, quindi è anche educazione motoria in qualche modo. Immaginatevi di uscire nel quartiere e mappare il quartiere per il nostro comune, per la regione, prodotti che poi servono per il turismo, questa grande, diciamo, risorsa che in Italia ha bisogno di riprendersi. Io non voglio adesso parlare naturalmente di, diciamo, appunto, di emergenza sanitaria. Fare di tutto, gli studenti, la scuola può far tanto per i nostri amici. Italiani che magari appunto sul turismo hanno investito tanto, magari appunto creando, magari facendo delle foto, andando in quei luoghi, quindi caricando qualcosa dal proprio computer oppure caricando un'immagine presa per esempio da dove? Guardate qua, da Google Drive, ok? Quindi di nuovo un repository già creato dagli studenti dentro la classroom, dall'organizzazione dell'istituto, da quello che volete voi, gli album dello studente, una ricerca naturalmente sui motori di ricerca e browser, comunque Google Chrome, eccetera, eccetera, o semplicemente linkando anche un URL, quindi un indirizzo internet, d'accordo? Può inserire, guardate, andiamo a farlo così, partiamo da un modello vuoto che è più semplice, anzi più semplice, molto più complesso, ma è magari il compito più adatto, aperto da dare allo studente, soprattutto alla secondaria di secondo grado, ok? Casella di testo, puoi inserire qualunque casella di testo, anche non soltanto utilizzare quelle già presenti nel modello, ok? Ma inserire, può inserire, quindi non soltanto cambiare quelle già presenti nel modello, ma inserire, vedete, non vi faccio vedere carica e seleziona perché è la stessa cosa di prima, anche immagini sopra al modello già presente, naturalmente poi incorpora, come ho fatto io ad incorporare Vittorio Gassman da YouTube e mi permetto un'altra cosa che poi proporrei, magari ne avete già parlato tantissimo, però anche YouTube è un'altra applicazione di G Suite, il canale di YouTube, ma quanti studenti sono YouTuber e magari con contenuti privati di, come dire, poveri?
Pensate se noi riuscissimo a scuola a farli diventare youtuber con contenuti ricchi, magari culturali, disciplinari, ok? Quindi si può anche creare lo studente un canale, autorizzato ovviamente, lo può fare soltanto se è autorizzato dall'organizzatore, quindi dal gestore, dal dirigente dell'istituto, e inserire gli URL del proprio canale di YouTube, per esempio, ok? Qua tra poco inseriremo anche Google Tour Creator che andremo a vedere. Drive, prendendo da Drive, d'accordo? Poi, naturalmente, cambiare tutti i layout possibili, eccetera, eccetera. Ritorno indietro e vedo se apriamo, vuoto, vuoto. Poi andiamo dentro Google Tour Creator. Spero di stare nel tempo, perché volevo poi fare anche un esempio per la primaria e infanzia. Bene, qua si parte dall'inizio, titolo della pagina, d'accordo? Quindi facciamo finta di essere tra primaria e secondaria di primo grado, perché, ripeto, secondo me può essere usato anche la primaria. Le regioni d'Italia, ok? Va bene, cambiamo le immagini, possiamo inserire tutte le immagini che reputiamo opportune, sempre prendendole. Vediamo se ho, tra l'altro, ancora un'immagine che ho usato qua. Eccolo qua, Italia, guardate, combinazione durante una formazione, ecco che stavo facendo, avevo fatto anche lo stesso esempio. Vedete? Quindi lo studente può lavorare costruendo, qui non c'è più niente, finisce qua, perché il modeling non è già approntato, non è preconfezionato, ma nessun problema. Aggiungo caselle di testo, aggiungo immagini, incorporo, aggiungo da Drive e vado avanti così. E volevo farvi vedere ancora una cosa, perché non l'ho fatto vedere nel modeling, anche le pagine. Nel modeling c'erano già delle pagine nel modello precedente, ma anche qua le creiamo. Qua c'è l'home page, se le regioni d'Italia, nessun problema, mettiamo Valle d'Aosta, ci siamo, ok? Mettiamo le 20 regioni, eh? Sono 20, vero Lisa? Adesso interrogo. Lisa, quante sono le regioni d'Italia? Ovviamente. Credo Piemonte. 20, io non so. Ma come credo? 20, certo. Ma come credo? Liguria, ok, va bene. Vedete, quindi, e naturalmente dentro ogni pagina ricominciare a lavorare per creare, naturalmente, appunto, tutti i vari asset, object learning, chiamatele come volete, delle diverse pagine, delle diverse regioni, facendo semplicemente un viaggio che, se dovesse ricapitare di essere, diciamo, in una condizione di didattica a distanza, lo si può fare virtualmente, adesso andiamo con Google Tour Creator, se no, perché no? Ma perché no? Quando finalmente si potrà anche viaggiare di più, adesso cominciamo ad entrare a scuola, poi tanto la scuola può essere anche outdoor, no? Viene molto pubblicizzata questa scuola qua. Benissimo, allora almeno nella nostra città andiamo per musei, per parchi, rispettando il distanziamento fisico, boccale, la mascherina e tutto il resto. Pensate com'è bello anche con i nostri studenti uscire e scoprire la città, la fotografiamo, se siamo in Piemonte, in Val d'Aosta, nelle Marche, in Veneto, Campus Tor, ok? E creare un sito per raccontare cosa c'è in Veneto, d'accordo? Quindi temi, poi i temi faccio vedere. Qui posso cambiare semplicemente il tema, il colore, naturalmente appunto diplomatico, semplice, vision, mi piace molto a me vision, perché poi appunto il verde piuttosto che il blu, eccetera, lo stile del carattere. E i colori poi sono infiniti e non sono solo quelli, d'accordo, ci sono sempre tutti. Bene, questo era Google Sites. Cosa fa poi lo studente? Lo studente può naturalmente mettere in collaborazione il docente attraverso, sono stato un po' troppo veloce, vedete, attraverso condividi con altri, i compagni se lavorano insieme, il docente stesso crea dei gruppi, d'accordo, condividendo con 3-4 studenti una regione, 3-4 studenti un'altra, uno stato, una guerra, una corrente filosofica se siamo all'università, un esperimento di fisica, ok, scusate, l'università delle superiori, eccetera, eccetera. Ci siamo? E quindi senza neanche pubblicarlo, lavorando sempre dentro Classroom, sempre tra l'altro anche in Meet, pensate, in videoconferenza sincrona. La videoconferenza non deve essere una Meet. Meet ha i capelli dritti quando io, docente, mi metto a parlare delle ore. Vedo che ogni tanto quando io faccio una lezione frontale, io non le faccio, perché io stesso mi annoio. Pensate, io protagonista della lezione frontale mi immagino gli studenti. Ma detto questo, vedo che anche Meet funziona di meno quando io parlo per ore, no? Perché
la connessione va e viene. Mentre invece se io uso Meet, magari usando delle estensioni di Google Chrome, Duales per dirne una, e metto in visione da Meet, condivido lo schermo, d'accordo, intero con gli studenti, il Google Sites, e poi li vedo anche su Meet, e io dico, ragazzi, lavorate, lavorate, 3-4 li appunto condivido, vedo le loro evoluzioni, ci siamo? D'accordo, c'è anche, dunque, aspettate, non mi ricordo più l'altra applicazione, vado a vederla qua, come si chiama? Tab Resize Split Screen, ok? Che mi permette anche di suddividere lo schermo in 4 schermini, vi ricordate un po' come le Iene quando facevano le interviste dove c'erano 2 persone affiancate, e quindi magari vedere 4 gruppi di studenti e vedo i loro Google Sites che evolvono mentre siamo su Meet, non una lezione frontale, un vero e proprio laboratorio, perché G Suite mi permette di creare un ambiente di apprendimento interattivo esperienziale, se poi usciamo anche fuori, usiamo le immagini che abbiamo fotografato. Se poi invece siamo così contenti del nostro lavoro, i nostri studenti hanno fatto delle grandi cose, la regione, il comune, l'istituto scolastico sono sul proprio sito, volessero anche pubblicare i prodotti. Pensate agli studenti con difficoltà, io veramente non lo so, poi io lo so, io non voglio passare per patetico, ma tutte le volte che cito gli studenti con difficoltà mi viene la pelle d'oca. Pensate a quelli che hanno difficoltà specifiche, magari per studiare, leggere, fare, eccetera, eccetera, poi li metti davanti a Google Sites. Fanno delle cose che veramente dici, ma voglio dire, ma altro che il 6, il 7, qui se dovessimo veramente usare i voti, ma tu 10 lode subito, perché fanno delle cose straordinarie. Poi pensate quanta autostima, possiamo anche pubblicarglielo, d'accordo? Mettere tutti i siti insieme di tutti gli studenti dentro un altro Google Sites, perché naturalmente diventa una roba ipermediale, ok? E pubblichiamo sul, adesso qua ovviamente il mio indirizzo privato, naturalmente sul sito della scuola. Sempre in massima sicurezza, perché la G Suite, Matteo ve l'ha detto bene, ve lo dicono tutti, lo sapete bene, non c'è nessun rischio, in realtà adesso anche sull'antiplagio, magari di utilizzare anche cose, il docente è consapevole, se sono state copiate citiamo la fonte, quindi non facciamo nessun tipo di operazione illecita. Bene, Google Tour Creator, perché Google Tour Creator? Perché? Perché naturalmente se io volessi incorporare non soltanto un video da YouTube, ma anche un viaggio, allora io mi apro velocemente, così riusciamo a far vedere anche l'esempio concreto per riaprire, per ripartire. Torniamo a scuola, back to school alla grande, benissimo, anche alla primaria e all'infanzia. Ma adesso anche, tra l'altro, questo secondo me è una bella cerniera che unisce primaria, infanzia e secondaria di primo grado e secondo grado. Google Tour Creator, perché si può usare, io lo uso anche all'infanzia con i viaggi favola. Facciamo dei viaggi e raccontiamo delle storie. Forse avevo già fatto un webinar su questa cosa, ma naturalmente Lisa, io, se voi volete, ci sono sempre. Google Tour Creator. Eccolo qua. Bella idea. Certo, allora qui che cosa succede? Google Tour Creator, eccolo qua. Io get started, vi registrate con l'account istituzionale, naturalmente ci mancherebbe altro. Non ho degli esempi in questo account, però possiamo vedere dall'inizio. Quindi non c'è già qualcosa di creato, l'avete visto prima in realtà comunque con Leopardi. Bene, cosa possiamo far fare ai nostri studenti? Questo, creiamo un tour, diamo un titolo. In questo caso vogliamo fare un esempio anche per l'infanzia, così ci avviciniamo all'infanzia, un viaggio favola, quindi raccontiamo una storia attraverso appunto le immagini di un luogo, per esempio sul bosco, d'accordo? Quindi vado a selezionare un'immagine di copertina, siamo dentro Google Tour Creator, adesso io seleziono, sto pensando alla mia password che non mi ricordo più, ma pazienza, selezioniamo un'immagine. Vediamo un po' se possiamo prendere un'immagine da qua, video fumetto, perfetto, prendiamo magari un'immagine carina, non lo so, vediamo un po', prendiamo un'immagine qualunque, va benissimo questa come copertina, anche se non c'entra nulla, ok? Possiamo farla disegnare, l'immagine di un bosco vero e proprio, la possiamo anche scaricare dalla rete e poi caricare, ma meglio ancora se i bimbi, se parliamo della scuola dell'infanzia, la disegnino. Possiamo descrivere, no? Viaggio favola, il bosco, tutta una serie di informazioni, d'accordo? E cominciamo a creare. Quindi vado, chiedo scusa se la copertina non c'entri molto, la guerra del Peloponneso è un'altra cosa, però storia, i greci, primaria. Benissimo, Street View. Allora, abbiamo detto il bosco. Vogliamo andare in un bosco
per vedere, non lo so, appunto, quali piante abitino appunto una regione, diciamo, boschiva. Benissimo. Allora, per esempio, Bardonecchia, io vado adesso in un luogo che conosco, ok? Benissimo. Allora, scelgo, possiamo scegliere questi, andiamo più giù, che forse magari, ah, no, ma va bene Bardonecchia, vabbè, Italia, eccolo qua. Anche se non ci sono tantissime piante, qui abbiamo, spariscono le conifere ad una certa quota. Benissimo. Allora, a questo punto questa è una scena che io potrei descrivere, quindi, e soprattutto per gli alunni della scuola dell'infanzia mi hanno disegnato la copertina e naturalmente potrei che cosa fare con i bambini più piccoli, con i più grandi naturalmente fanno tutto loro, l'insegnante diventa il mediatore e potrebbe registrare utilizzando, torno di nuovo dove eravamo prima, utilizzando un'app sempre anche presente dentro la G Suite, ve la faccio vedere, che è Audacity. D'accordo, Audacity si può anche scaricare per ogni sistema operativo, ma è presente online anche dentro la G Suite. E cosa facciamo con Audacity? Aspettate, che vedo dove ero adesso prima, vediamo se ero qua. Ah sì, no, la pagina è questa qua, perfetto. Ok, utilizzando Audacity, io, insegnante della scuola dell'infanzia o anche primaria, posso registrare le voci degli alunni, oppure la mia, è indifferente, e far raccontare una storia, naturalmente inserendola, poi guardate, vedete, qui aggiungi o una musica di sottofondo, ok? Quindi vado a selezionare un MP3 che ho registrato magari con Audacity, o una musica di sottofondo che ho scaricato appunto, o che ho suonato, ho fatto suonare all'orchestra musica, ecco qua la cross-disciplinarità, eh? Gli alunni di musica suonano comunque e registrano un brano per inserirlo in Google Tour Creator. Naturalmente qui posso inserire invece la voce del narratore che racconta, guardate, posso inserire anche delle immagini, vedete, magari sui vari, ne prendiamo una per fare un esempio, guardate. Inseriamo, adesso non c'entra nulla, mettiamo un'immagine di un sorriso, almeno questa. Ok? Eccola qua, perfetto. Posso inserire un'immagine in un punto particolare, magari del panorama, dell'ambiente, del bosco. Magari se parliamo del bosco, anche pensate alla primaria, un'informazione sugli abeti, abeti rossi, bianchi, cos'è uno strobilo, eccetera, eccetera. Frutto. Possiamo inserire anche su queste immagini un audio, eccetera, eccetera. E dopodiché possiamo aggiungere altre scene, via così, per esempio, non so, inseriamo un'altra scena, allora, Lago di Maciausia, una scena, ecco, un luogo sempre presente dalle mie parti, perfetto, ok. Possiamo anche inserire, guardate, aggiungi scena, upload, fotografie che abbiamo realizzato noi con il nostro smartphone, con gli alunni, col tablet, d'accordo? A 360 gradi, 180 gradi, quindi carichiamo una nostra immagine. Io forse ho un'immagine di casa mia, magari appunto che avevo preparato proprio apposta per, vediamo se la trovo, perché se no non perdiamo tempo. Allora, videofumetto, vediamo un po', progetto tour, eccola qua, perfetto, guardate. Quindi questa è un'immagine, appunto una fotografia scattata da me con il panorama, la funzione panorama del nostro cellulare a 360 gradi. Benissimo, a questo punto pubblichiamo, l'alunno pubblicherà il suo tour realizzato con Google Tour Creator, eccolo qui, e possiamo, mi spiace non potervi far vedere già qualche cosa di realizzato. Possiamo, vediamo un po' se riusciamo. Eccoci qua. Eccolo qua. Possiamo finalmente vederlo. Quindi possiamo vederlo e poi pubblicarlo su Google Sites perché eravamo lì. Vedete? Naturalmente da solo automaticamente io ho le mani, vedete, alzate, si ruota il panorama a 160 gradi. Non abbiamo inserito un audio perché non abbiamo il tempo di farlo. Magari ci sarà poi l'occasione per fare un webinar su questo argomento se dimostrerete interesse, se no parleremo d'altro. Possiamo inserire l'audio, le informazioni, qui abbiamo messo poche informazioni, d'accordo? E passare alle diverse scene, tra le quali, vedete, adesso
Vado velocemente, il lago di Malcevusia è molto bello, eh. Se venite qua in Piemonte, andate in Valle di Lanzo, View, Valle di View, Useglio e poi Malcevusia, veramente molto bello. Ok? E qui invece questa è una fotografia, vedete, di casa mia, quindi appunto comunque gli studenti, gli alunni a scuola possono anche costruire le immagini, non solo prendere già quelle dentro lo Street View già pronte. Bene, allora. E vi ricordo, potremmo sempre inserire, anche, vediamo se vediamo anche quella foto che avevamo aggiunto. Eccola qua, guardate, vedete, c'è la foto, il particolare, no? Possiamo fare l'approfondimento, quella che avevamo aggiunto, anche se questo sorriso, questo smile non c'entra nulla. Benissimo, chiudo, ritorno dentro il Drive della G Suite perché siamo quasi al termine. Ricordatevi, aspettate, c'era solo ancora una cosa che volevo farvi vedere. Vediamo se riesco ancora a farvela vedere sempre in incognito. Quando noi, Google, abbiamo pubblicato quindi il nostro Google Tour Creator, l'abbiamo pubblicato dentro all'applicazione di Google. Vediamo se mi ridà di nuovo lo stesso account. Galati, perfetto, c'è. Vediamo. Ok, volevo solo farvi vedere, ritorno dentro, ma tanto possiamo farlo, come pubblicarlo su Google Sites, perché vedete, abbiamo creato il nostro Google Tour Creator, ci copiamo naturalmente che cosa? Il link, eccolo qua, vedete, possiamo condividerlo da qua, possiamo copiare il link da qua, possiamo anche non copiarlo da qua, ma copiarlo direttamente, vediamo se ci permette di farlo anche da qui. Sì, aprendolo è uguale. Quando lo pubblichiamo direttamente, vedete, automaticamente mi dice pubblica, fatto, e se vuoi puoi copiarlo. Lo copio e a questo punto eravamo prima dentro Google Sites, nessun problema, incorpora, tac, eccolo qua, inserisci Viaggio Favola, Rodolfo Galati, e lo inseriamo, lo studente lo inserirà dentro al suo sito per raccontare le regioni o per raccontare un poeta dell'Ottocento, come abbiamo fatto prima con Leopardi. Ma torniamo a noi. Siamo dentro Drive, quindi un esempio adesso tarato concretamente per ripartire con la scuola su primaria infanzia. Guardate, veramente il primo che mi è venuto in mente, Google Presentazioni. Ce l'abbiamo ovviamente dentro Drive, ma anche dentro alla Classroom. Gli insegnanti possono assegnare un compito, d'accordo? Nello stream appunto dei compiti, assegnare quindi un compito, e non nello stream, appunto nel compito di Google Classroom, nel tab, e quindi i lavori diciamo, del corso, e posso comunque chiedere agli studenti che implementino per esempio un Google Presentazioni, va bene? E a questo punto, guardate, ve ne faccio vedere una già pronta. Eccola qua. Vedete, queste sono slide realizzate veramente con disegni fatti da bambini o da studenti dell'università. Alcuni sono naturalmente, vedete, un po' più elaborati perché sono stati fatti da studenti un po' più grandi. Come si arriva? Tra l'altro, anche qui siamo su Meet, quindi in videoconferenza, sempre con Duales, se volete, d'accordo? Diciamo in qualche modo diciamo distribuendo la visualizzazione del nostro schermo tra Meet, vediamo gli studenti, gli alunni e per esempio appunto Google Presentazioni o usando Tab Insights split screen indifferente. Quindi con loro creiamo questo, per esempio, albo illustrato, queste slide, il viaggio favola di prima, perché non è soltanto possibile realizzarlo su Google Tour Creator, possiamo anche realizzarlo in Google Presentazioni, chiedendo magari ai nostri alunni che utilizzino, per esempio, per disegnare che cosa? Magari Autodraw, i bambini più piccoli, dell'infanzia stiamo dicendo, Autodraw. E anche questa un'applicazione di Google, Machine Learning, intelligenza artificiale. I nostri bimbi possono. Abbiamo raccontato il bosco, ok? Allora vediamo se riesco a fare una pianta. Ecco, sì, beh, sono un po' scarsino, con il disegno, però io sono un po' scarso, ma
Google, vedete, invece Autodraw no, quindi riesce a riconoscere il mio schizzo, con diciamo, gli assistenti al disegno, gli strumenti che assistono al disegno, e io posso poi andare a colorare lo studente, l'alunno. Mi fermo qui, parlavamo del bosco, scusate, veramente cespuglio, dovrebbe essere verde, il tronco magari marrone, ma adesso non abbiamo tempo, ma possiamo anche implementare, cioè ingrandire l'area di lo stage di lavoro, una casetta, mettiamo una casetta nel bosco, la vogliamo mettere una casetta nel bosco, quindi l'alunno, lo studente disegna naturalmente quello che è l'oggetto dell'argomento disciplinare, dei campi di esperienza all'infanzia. Stiamo parlando del bosco, io il movimento, io e le parole, perché guardate, aspettate, ecco qua, ingrandiamo la casa. Possiamo anche scrivere casella di testo, d'accordo, casa, magari stampatello, perché sono bimbi piccoli, imparano, facciamo lettoscrittura, piano piano, a riconoscere le lettere e poi la parola e il suono. Ma soprattutto dentro G Suite siamo su Meet, io e quindi a distanza, oppure siamo in presenza in un laboratorio informatico nella nostra classe e i ragazzini, i bambini utilizzano i device. Benissimo, io chiedo agli studenti di condividere dai propri client o ai bambini più piccoli, dai propri computer anche alla primaria, di condividere il loro lavoro attraverso lo share di Autodraw, ok? Vedete? Copiare il link. Me lo condividono, facciamo finta di essere su Meet, no? Se io fossi su Meet, lo possono, oppure se sono in classe non è un problema, siamo in presenza, ma se io fossi su Meet potrebbero fare questo, guardate, condividere, vado poi a chiudere, prova. Se fossimo a distanza, possono inserire nella chat, adesso apro Meet, così facciamo finta di essere all'interno di una videoconferenza, naturalmente nella chat gli alunni, i più piccoli anche insieme ai genitori, educazione civica digitale che riguarda e coinvolge anche le famiglie, condividono, vedete, il disegno realizzato. L'insegnante, se siamo a distanza, apre, copia l'immagine e la va ad inserire, andiamola a inserire in una slide qua sotto, diapositiva, ok? Inserisce naturalmente, incolla il disegno fatto dal bambino a casa sua. Se siamo in presenza, perché stiamo parlando del ritorno a scuola e siamo in sezione, appunto in classe da primaria, in sezione all'infanzia, non c'è neppure bisogno, ok? Siamo collegati dentro G Suite, perché guardate che anche all'infanzia si può utilizzare G Suite, anche aprendo un gruppo di Google, per esempio, o semplicemente dentro al Drive, condiviso fra i vari device, no? Quindi i bambini stanno lavorando con la maestra Cinzia, io sono la maestra Carla, il maestro Rodolfo. Bene, maestra Cinzia, aiuta i bambini a mettere dentro Drive il loro disegno, il loro link, ok? Io lo prendo e lo carico dentro il Google Presentazioni. Benissimo, potremo anche inserire anche qua l'audio dei bimbi, se parliamo dell'infanzia o anche alla primaria, che raccontano che cosa hanno visto, il bosco, le immagini. Pensate una favola, un libro, raccontano il libro, lo possiamo illustrare questo libro, sempre inserendo un audio, anche qui utilizzando Audacity come prima, online, sempre è un'applicazione presente dentro la G Suite, online, oppure può anche essere scaricato, ripeto, usato offline. Benissimo, e quindi noi potremo anche inserire un audio. Adesso ne metto uno qualunque, d'accordo? E queste slide. Vediamo se arriva. Ok, perfetto, condividi, sì. Vediamo se non lo fa fare. Eccolo qua, vedete? Io posso addirittura, eccolo qua, vedete l'audio, mettiamolo qua sopra, lo ingrandiamo un po'. Posso addirittura decidere che non si interrompa, magari può essere l'audio solo di questa slide, quindi del bambino che ha realizzato Carlo, questa slide, oppure può essere una musica, quindi non la voce del bambino, del narratore che racconta questa slide, ne posso mettere uno per ogni slide, oppure ne metto uno solo, se è una colonna sonora, che non si interromperà e andrà avanti per la presentazione di tutte le slide, tra l'altro partendo anche automaticamente. Quindi io poi mi godo le slide. Con, sentite, dovrebbe sentirsi la musichetta e tutte le varie diapositive. Bene, penso, sono sicuro di aver superato il mio tempo e quindi Ma era impossibile ritorno. interromperti perché era troppo interessante e io non conoscevo Mi questa spiace magari funzione. appunto avuto qualche problema di connessione tecnico, ma vabbè, in diretta succede. Però spero di aver dato un'idea, Lisa,
di una ripartenza in totale sicurezza, naturalmente, come potete vedere, ecco, in presenza, ma naturalmente, come noi ben sappiamo, G Suite è molto sicura, ok? Quindi possiamo anche con distanziamento boccale giusto ripartire facendo un sacco di cose didattiche, perché posso permettermi solo l'ultima osservazione. Si parla tanto adesso di scuola, ma si parla poco di didattica, si parla di sicurezza, protocolli, banchi. Bene, G Suite ci permette di ritornare alla didattica. Lo avete visto con esempi molto concreti, cioè facciamo di nuovo studiare, lavorare insieme i nostri alunni, imparare e sviluppare competenze. Grazie mille Rodolfo, gentilissimo, esuberante come sempre. E veramente ci hai mostrato una cosa, io quell'albero non l'avrei mai definito albero, Google è riuscito a renderlo tale, quindi grazie davvero. Intelligenza È artificiale, chiaramente. veramente l'intelligenza artificiale a volte è ben oltre quella banale che ci fanno vedere nei film, è Tu decisamente pensa più, non è. quanto sia inclusiva per un maestro, io parlo per me, non solo per l'alunno, che ha difficoltà grafiche. Io appunto difficoltà grafiche la posso utilizzare anche alla lavagna interattiva, no? Per disegnare. Pensa l'alunno quanto può avere anche stima in se stesso, incrementare la propria autostima perché produce qualcosa di molto carino. Dopodiché, matita sempre pronta, fogli sempre pronti, non si sostituisce, sono esperienze scolastiche diverse. Direi che del lavorare per esperienze, Rodolfo, è proprio un paladino, diciamo, chi lo sa, chi segue insomma i suoi webinar con i quali ci ha tenuto compagnia, come giustamente diceva, durante la pandemia parecchio, lo sa, insomma. Grazie Rodolfo, io direi, visto che abbiamo lievemente sforato i tempi, di chiudere qui. Non vi preoccupate se avete domande, vedo che ne avete diverse, eccetera, vi invieremo un piccolo questionario insieme alla registrazione del webinar e alle slide, in modo che se avete delle domande specifiche ce le potete scrivere all'interno del questionario stesso e se vi possiamo rispondere noi vi rispondiamo direttamente oppure facciamo da filtro con Rodolfo e andremo a disturbarlo ulteriormente, lui è sempre super disponibile. Ringrazio tutti, vi ricordo anche che per chi ci sta seguendo in questo momento riceverete gli attestati di partecipazione tra circa 48 ore. Vi ringrazio ancora una volta e auguro una buona giornata, magari facciamo vedere anche Matteo che è sempre felice di fare un po' lo showman. E io vi saluto. Ciao! Ciao, grazie Rodolfo ancora una volta. Ciao ciao.